sculture in bronzo, marmo, ma anche tele. Enzo Cucchi torna ad esporre a Roma dopo molti anni di assenza alla Galleria di Valentina Bonomo al Portico di Ottavia. La prima opera a catalizzare lo sguardo è un vascello di bronzo sospeso nel mare impetuoso che svela un'onda di teste di Cristo coronato di spine. E poi una tela in cui un gatto dagli occhi incandescenti fissa chi guarda con il distacco e l'inquietudine di una creatura proveniente da altri mondi. Poi due cattedrali sculture di piccole dimensioni realizzate in marmo nero e bianco. E infine un lavoro a parete con una successione di pianeti tridimensionali realizzati in litografia che suggerisce un viaggio cosmico. È importante armonizzare i luoghi, decidere di vedere una cosa, come è possibile ancora una cosa che già c'è, come riimmaginarla. E naturalmente alcuni lavori, quello bianco, quello nero, i marmi erano lavori precedenti, e però naturalmente non erano mai stati esposti. E quindi era necessaria una circostanza, la circostanza eccola, c'è, e quindi era anche per me era un modo di fare questa misura, di guardare, di leggere questa cosa, per poi continuare, ecco, a sdraiarmi dentro la galleria per fare altro. Immagini, simboli disparati che Cucchi aggrega in più forme, legando insieme concetti e materiali diversi, con lo sguardo visionario del mito, della storia, dell'arte e della letteratura.